molto saporito che può sostituire l'hamburger di carne. Prepariamo insieme gli hamburger di ceci. Nel bicchiere di un mixer tritiamo il pane in cassetta. Subito dopo la carota con il cipollotto. Per finire, sminuzziamo i ceci che abbiamo già lavato dal siero di conservazione. Mettiamo il composto ottenuto nella boule di vetro insieme al pane. Aggiungiamo una patata bollita a pezzetti e regoliamo di pepe e curry. Amalgamiamo tutti gli ingredienti, uniamo l'uovo e continuiamo a lavorare bene l'impasto. Una volta livellato l'impasto con il dorso di un cucchiaio, ci aiutiamo con un coltello per ricavare 4 porzioni esatte per i nostri hamburger di ceci. Con le mani bagnate prendiamo l'impasto e procediamo a dargli la forma di una polpetta. Con il palmo della mano lo appiattiamo e lo passiamo subito nel pan grattato. La superficie umida farà aderire la panatura senza doverla passare nell'uovo sbattuto, come si fa normalmente con le polpette. Procediamo in questo modo anche per gli hamburger di ceci rimanenti. Ecco pronti i nostri hamburger di ceci. Li facciamo riposare in frigorifero per circa 30 minuti. In questo modo il freddo compatterà bene l'impasto e non si sfalderà durante la cottura. Scaldiamo dell'olio extravergine d'oliva in una padella antiaderente e mettiamo i nostri hamburger di ceci in cottura. Saranno sufficienti 5-8 minuti, giusto il tempo di coccare la panatura perché l'impasto è quasi tutto già cotto. Li rigiriamo a metà cottura e lasciamo andare. Impiattiamo con un contorno fresco. Un'insalata e dei pomodori saranno perfetti per gustare i nostri hamburger di ceci.